ma io spero solamente che lui si possa comportare bene nella vita. Lui deve essere una persona corretta, deve fare le cose fatte nella maniera giusta, ha qualità, dovrà dimostrarla nei prossimi anni. Consigli gliene do pochi, perché lui sa già quello che deve fare, sa già cosa vuole della vita. Sai che raramente ho visto Maurizio così emozionato quando parlava di altre cose, in questo caso ovviamente del figlio, e quindi figli, è ovvio sono, che fosse figli, emozionato. Gans, 76 reti in Serie A, miglior marcatore della Coppa UEFA 96-97, 8 gol con l'Inter, che ha giocato in tutte e due le squadre di Milano, 52 partite e 11 reti con il Milan, tra campionato e Coppa, e con uno scudetto anche. Io l'ho visto crescere, no? Perché lui è cresciuto nei giovanili della Sampdoria quando noi eravamo lì, e a parte che è un ragazzo bello, pulito, e se il figlio dovesse avere la sua qualità nel tiro, tiro secco e preciso, e anche la voglia di buttarsi sempre in profondità, un po' come Pippo Inzaghi, perché Gans era quel, sì, tipo di giocatore, sempre sulla linea, secondo me ci sta. Secondo me ci sta. Sì. È un giocatore molto di area di rigore. Tra l'altro Paolo Ghisoni, che prepara con noi le tattiche, lo conosce benissimo, ha scritto un libro, Paolo, con Stefano Nava, su tutti i giocatori della primavera, l'unico manuale credo mai fatto tra l'altro in Italia per i giovani della primavera, che è giusto cominciare a conoscere, è giusto anche cominciare a provare ogni tanto, perché noi arriviamo sempre un po' dopo rispetto alle altre nazioni a mettere dentro i ragazzini. Sì, questo è vero, il calcio italiano ti dà meno possibilità, soprattutto nelle grandi squadre, di inserire i giovani con gradualità.